Ciao a tutti, bentornati. Allora, come sempre, adesso farò un paio di video di fila, quindi mi vedrete vestito uguale, ma vabbè. Finalmente a Milano si respira. Non so cosa sia successo, ma c'è aria fresca addirittura, evviva! Allora, di cosa voglio parlarvi adesso? Adesso vi parlo dell'ultimo thriller che ho letto, ovvero L'ultimo ospite di Paola Barbato. L'ho letto su Kindle come tutte le mie ultime letture. Ho dei libri che ho voglia di leggere, sono in cartaceo, ma non riesco a staccarmi da sto aggeggino. Vi metto, comunque non lo apro da qua, vi metto qui la copertina. Di cosa parla questo romanzo? Parla, innanzitutto era la prima volta per me con questa autrice. Sono incuriosita da qualche mese dalla serie quella di Zoo, se non sbaglio, ma non ho ben chiaro, dovrebbero essere tre volumi, non ho ben chiaro qual è il primo, secondo e il terzo. Allora, per provare, diciamo, per la prima volta l'autrice, ho detto leggiamo un autoconclusivo e ho scelto questo, che se non sbaglio è uno anche degli ultimi usciti. Ci troviamo ambientato in Italia, una signora anziana muore, è ricca, molto ricca, e da qui parte, diciamo, la questione dell'eredità con tutti i vari discendenti, i vari eredi. Lei non ha lasciato testamento, possiede una villa enorme. Al cui interno c'è anche un sacco di roba, quindi i discendenti cosa fanno? Incaricano un notaio di fare l'inventario completo dei beni e poi suddividerli come la legge spiega. Quindi lui cosa fa? Lui va con la sua assistente a vivere nella dépendance della villa, hanno l'ordine di non far entrare nessuno né di uscire finché non hanno finito completamente l'inventario. Da qui iniziano a succedere delle cose un po' strane, un po' particolari e parte tutta la vicenda, diciamo, questo thriller più psicologico che altro. E cosa dire, non mi ha entusiasmato, se devo essere sincera, mi aspettavo una cosa un po' più tachicardica, invece non ho trovato tutta l'ansia e l'angoscia che mi aspettavo tra le pagine. La lettura scorre perché il tipo di scrittura va, scorre liscio. Questo infatti mi spinge probabilmente a leggere qualcos'altro dell'autrice, ma questa storia in particolare in sé non mi ha, diciamo che non mi ha lasciato soddisfatta al 100%. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!